Io volevo sapere, la vostra attività lavorativa, cioè siete tutte illustratrici? No. Ecco, perché questo è importante capirlo. Quindi, oltre agli illustratori che già conosco, o chi si dedica all'illustrazione, qual è la vostra professionalità? Vediamo gli anni, non so, biblioteche, in scuola. Tieni. Eventualmente. Dopo, ma mi metto anche qua. L'albo è il prodotto di una sintesi. Se vuole cominciare Alcoa, l'albo è il prodotto di una sintesi di tre linguaggi che giocano tra loro, che entrano in un rapporto che definiamo dialettico. Dialettica vuol dire dialogo, dialogano. Questi linguaggi sono ovviamente il linguaggio testuale, il testo, la scrittura, il linguaggio iconico e il linguaggio grafico, quindi la grafica. Grafica, immagine e scrittura e testo. Non sempre gli editori sono attenti a tutti e tre i linguaggi. Cioè, molte volte, e quale linguaggio trascurano, lo sapete benissimo, la grafica. Se c'è uno, tranne appunto Orecchio Cervo, e vi ha parlato dell'importanza di come attraverso il linguaggio della grafica, che vuol dire scelta del corpo, dei caratteri, che vuol dire scelta della carta, il dove stampare, la grammatura, il tipo, la tipologia di carta, che vuol dire grandezza del carattere, disposizione del carattere sulla pagina. Ora, questo è l'importantissimo lavoro del grafico, perché anche attraverso la disposizione, anche attraverso la grandezza, anche attraverso il cambiamento all'interno della pagina, del corpo, dei caratteri e magari dell'uso di un colore diverso per alcune parole, comunichiamo al lettore. Quindi è molto importante, viene sottovalutato perché il grafico ovviamente ha un costo e quindi molte volte, il più delle volte, il lavoro viene richiesto agli illustratori. Quindi viene richiesto a voi e viene richiesto addirittura gratuitamente, come se fosse facesse parte dell'illustrazione, invece non lo è. Qui si tratterebbe dal punto di vista economico anche di valutare questa cosa, cioè perché non è giusto che quello è un lavoro diverso, cioè l'illustratore fa le tavole, diverso fino a un certo punto, poi vi spiego perché. Perché esiste, anzi, realizzare un libro, realizzare un albo, vuol dire anche progettazione. Non so se qualcuno vi ha parlato di questo. Non vuol dire semplicemente mettere delle immagini su un testo, ma vuol dire progettare un libro. E di questo adesso andremo a vedere alcune, vi darò degli esempi di come si progetta un albo. Quindi ditemi. Scusatemi, la sveglia. Vabbè, non è un problema, succede anche a me. Tre linguaggi, quindi, che dialogano tra loro, anche quando uno di questi linguaggi viene a mancare, e parlo del silent book, cioè del libro per sole immagini, dove non c'è il testo,
Il Silent Book è un prodotto che in Italia non è compreso, tranne per i bambini piccoli, allora sì, quindi la fascia 03-06 al massimo. Ma per esempio non avete albi per sole immagini, non avete Silent Book per adolescenti, non avete Silent Book, e questo non si capisce perché. Carenza dell'editoria o incomprensione da parte degli editori. Tipologie di albi illustrati. Allora, abbiamo diverse possibilità. Intanto dobbiamo definire esattamente che cos'è. Sì, anche qui vedi, definire che cos'è l'illustrazione. Che cos'è, voi che fate illustrazione, vabbè, lo dico velocemente, se no chiacchieriamo troppo. L'illustrazione è arte. Questo vuol dire che è legata, deve essere legata in qualche modo alle correnti artistiche. Correnti artistiche del passato, del presente, quello che volete, ma è arte. Anzi, una mia carissima amica e grande artista, Květa Pakoska, dice che l'albo illustrato è la prima galleria d'arte del bambino, perché è il primo incontro del bambino con l'arte, se l'illustrazione lo è, perché non tutte le illustrazioni sono arte, ovviamente, però dovrebbe essere così, diciamo. Allora, adesso arriviamo, certo. Al di là della parola del testo. Infatti non è solo arte, però è arte, e da questo punto, adesso lo vedremo, vi mostro alcuni esempi. Una volta lo era di più, storicamente. Se voi pensate agli inizi del Novecento, quindi quando in Europa si affermava, in tutta Europa, l'arte liberty, il liberty come corrente artistica trova la sua espressione più alta nell'architettura e nell'albo illustrato e nei libri, sia negli albi illustrati che nei libretti d'opera e nei manifesti, i famosi manifesti liberty. Quindi da quel punto di vista è una volta il legame tra il movimento artistico che in quel momento si manifestava e l'illustrazione era molto stretto. Poi questo rapporto è venuto a mancare quando? Negli anni 50, nel dopoguerra. Perché? Perché si affermava che cosa? Si affermava diciamo, l'illustrazione diventa di massa. Erroneamente si è ritenuto che, dovendo dare le illustrazioni, i libri illustrati, alle persone che erano analfabete, quindi appena adesso si acculturavano, bisognava dare una cosa semplice, banale. E abbiamo questo crollo di qualità. È vero che c'erano comunque dei prodotti anche negli anni 40 di altissimo livello e legati all'arte, ma non raggiungevano la massa, e abbiamo il solito problema ancora presente oggi della differenziazione tra quella che è l'immagine di qualità, la qualità artistica, è quella che è l'immagine commerciale. Il prodotto artistico è il prodotto commerciale, che spesso vi viene richiesto. Pensate soltanto all'editoria scolastica, al dramma dell'editoria scolastica.
E questo, no, è così. Cioè, allora, l'illustrazione arte. Aggiungiamo, siccome nasce per essere riprodotta in tante copie, è un multiplo. Cioè, l'illustrazione è arte applicata, non è solo arte. Come il dire è arte applicata significa che l'illustratore ha dei limiti che riguardano, per esempio, il formato. Non è che io posso fare la tela di 5 metri per 10, perché come poi la riproduco? Significa che devo tenere presente comunque un testo. Significa che devo pensare l'immagine per la riproduzione in un libro. Detto questo, non è vero che l'illustratore non è libero, non sia libero. Altri limiti li pone l'editore, ma tante volte gli illustratori mi dicono: ma io non mi sento libero, mi sento condizionato. Non dovete sentirvi condizionati. Non è vero che dovete sentirvi condizionati. Poi discutiamo sull'editoria, allora, sulle assurde richieste degli editori. Quando ti chiedono: non devi tagliare un'immagine, perché il bambino non capisce, quasi fosse un deficiente, un piccolo deficiente, ma te lo chiedono. Quando ti dicono: devi, non devi usare colori scuri, ti è mai accaduto? I colori scuri non devi usarli, perché... Non ho sentito tanto. No, a me hanno sempre detto che sono difficili. Oppure, e l'altro concetto è, sei difficile. Anche su questo ragioniamo e vediamo come risolvere. Cosa vuol dire che... Allora, tutto questo deriva da che cosa? Dal concetto d'infanzia che l'editore ha. Voi avete sentito Orecchio Acerbo, e se vedete la produzione di Orecchio Acerbo, capite che dietro la produzione c'è un'idea di bambino e di ragazzo. L'idea di il bambino di Orecchio Acerbo non è la stessa idea di bambino che ha Bohème Press. Sono due idee diametralmente opposte. Qualcuna delle due è sbagliata? No. Per fortuna viviamo, io spero, in un paese libero, per cui c'è la possibilità di avere idee diverse sulle cose. Poi si tratterà di metterle a confronto, di discuterne, cosa che non è mai stata fatta in Italia su questo tema. Cioè nessun convegno ha messo, o tavola rotonda incontro, ha messo a confronto le diverse. C'è il problema della paura. Allora, quali sono le concezioni del bambino? La prima dice: il bambino va protetto, va tutelato. No, non devo presentargli la realtà violenta, perché ce n'è già. Io non sono d'accordo ovviamente su questa posizione, ma è la mia posizione personale, perché dico: ma il bambino vive. Se la letteratura, se la scrittura è vita, anche l'illustrazione deve raccontare la vita, deve raccontare l'esperienza. Poi ci sono delle strategie che un illustratore può applicare per togliere l'elemento di paura, di possibile paura che un bambino può avere di fronte a un'immagine. Ma se il bambino prova paura di fronte a un'immagine positivo, vuol dire che avete fatto una bella tavola.
perché è arrivato il messaggio, perché l'ha compreso, perché l'illustrazione non è solo arte, ma è anche comunicazione, è un atto comunicativo, arte, atto comunicativo. E che cosa comunichiamo con le immagini? Comunichiamo due cose, comunichiamo informazioni, quindi, e comunichiamo emozioni. E Munari diceva che molti illustratori sottolineava come non sia facile trasmettere le emozioni attraverso una tavola. È una delle cose più difficili, comunicare le emozioni. Quindi quando un bambino si trova e reagisce ha una reazione, vuol dire che l'immagine è riuscita. E le tipologie di emozioni che il bambino dovrebbe provare sono di tutti i tipi. Quindi serenità, tranquillità, dolcezza, ce li mettete tutte, ma anche paura, ma anche inquietudine. Perché no? Nella vita il bambino prova queste emozioni. Io, quando ai detrattori di questa posizione, dico sempre, ma pensate ai sogni. Ma quando un bambino sogna, tutti voi avete sognato da bambini, quante volte vi siete svegliati piangendo magari, no? E allora l'incubo, la paura, sono emozioni che il bambino prova. E allora perché non raffigurarle, perché non rappresentarle? Vabbè, questo poi se volete discutere ditemi. L'altra cosa che è l'illustrazione, quindi atto comunicativo, abbiamo detto comunichiamo dei messaggi, comunichiamo le nostre idee, comunichiamo delle informazioni su quello che ci circonda, a seconda poi di quello che andiamo a raccontare. L'illustrazione poi, questo è fondamentale, deve essere racconto. Quindi è una narrazione. Noi raccontiamo attraverso le immagini. Questo, ecco perché esistono i silent book. Silent book raccontano. Che cosa? Allora, con le immagini si possono raccontare due cose. A. Si possono raccontare delle situazioni esperienziali, situazioni che il bambino vive. Questa è la famosa Helen Oxenbury. Questo è un libro 003. Anzi, è adatto ai bambini di 4 mesi. Che cosa racconta? La situazione che il bambino vive, sperimenta. Il seggiolone, cioè tutto quello che stranamente in Italia, pensateci molto attentamente a questo che vi dico, mancano illustratori che progettano, e sottolineo la parola, albi per la fascia 0-5. Cioè per i più piccoli c'è molto poco. E me lo chiedevo anch'io, questo è il bambino che fa il bagno, no? Cosa vi ho detto? Le azioni, i comportamenti, le esperienze che il bambino fa. Questo è un primo, poi ve lo, tanto sono tutti per voi, quindi vedete, ma lei è inglese, è la Helen Oxenbury, questa è un altro caso e viene... C'è un breve testo qui, dopo ve lo spiego anche. Anche qui sono tutte situazioni che il bambino
attraversa. C'è chi ha, questo è un altro splendido racconto di situazione. Il bambino che riceve un regalo, voi non vedete un bambino però, vedete un animale. Ma io ho detto il bambino che apre, adesso vi spiego questa cosa. Allora, vedete la sequenza, che poi è collegata anche al cinema, perché poi vi spiego, vabbè, adesso arrivo. È la fase che il bambino attraversa quando riceve un regalo. Vedete la situazione, ho definito la situazione. Questa è Anne Turk, un'austriaca. Si avvicina, poi lo vedete. Quindi la progressione successiva delle azioni che fa il bambino piccolo. In realtà è un animale, una delle tipologie, se volete dare così intanto ve lo giro, una delle tipologie di albi è l'albo, è il realismo magico. Il realismo magico è una tipologia molto importante. Prende il nome di realismo, rientra nella tipologia del racconto di situazione. Stavamo dicendo che quella è una situazione che vive un bambino. Però invece di usare figure, personaggi umani, mi utilizza gli animali. Quest'idea, questo è il realismo magico, si chiama realismo perché le situazioni sono reali, si chiama magico perché gli animali non parlano e non è che si comportano come i bambini, no? nella realtà. Quindi è realismo perché le situazioni sono reali, è magico perché gli animali non parlano e non... La prima illustratrice che ha ideato, che ha fatto nascere il realismo magico, è Beatrix Potter, 1902, The Tale of Peter Rabbit, con una tipologia di immagini che si ricollega, guardatele, è imitatissima. Ci sono tantissimi illustratori che hanno, non dico copiato, ma il discorso sarebbe lungo, ma si sono ispirati fortemente, diciamo così, al linguaggio iconico di Beatrix Potter. Pensate soltanto, per arrivare a delle cose recenti, a Jill Barclay e Bosco di Rovo. Se prendete Bosco di Rovo e prendete questo, esatto, è la stessa cosa sviluppata. Lei è l'ideatrice, no? Per prima ha detto: io attribuisco agli animali il modo di pensare del bambino. Quindi questo sapete anche voi, che se volete realizzare un albo sulle situazioni esperienziali del bambino, avete due possibilità. Potete usare gli animali e quindi un bestiario, e gli animali potrebbero essere i più diversi, eh? Potreste anche arrivare a degli oggetti, perché no? La luna, il sole, ha degli elementi non umani e non animali. Le olionni, con piccolo blu, piccolo giallo, ha utilizzato addirittura le macchie. Le figure geometriche. Certo. Certo, anche quello. Quindi avete, oppure personaggi fantastici, che si comportano come bambini, ovviamente, perché quello è il parametro, no? Comportarsi come un bambino. Una di queste, non so se la conoscete, è una grande illustratrice
e artista australiana che si chiama Annie Groovy. Conoscete Annie Groovy? Ed ha inventato un personaggio. Anche questo dovremmo discutere, come si crea un personaggio, che questa è una cosa molto importante. Annie Groovy ha inventato, ed è la prima volta che il personaggio è Leon. E Leon non è un leone, è un ciclope, un piccolo ciclope, che appunto si comporta come un bambino. È nato come cartone animato, splendido, lo potete vedere anche in rete, andate a vedervi, perché è realizzato bene, è realizzato anche con una modalità di cui potremmo parlare. Io vi ho portato quelli, ci sono degli albi grandi, in Italia è pubblicato da Editi Giralangolo di Torino, e questa è la serie, e in ogni libretto qui affrontano, non so, il circo, gli sport, la famiglia, cioè, ripeto, e lo iterate. Ecco perché poi qui Leon fa il siamo nel circo, Leon fa il trapezista, Leon fa il domatore, Leon fa il giocoliere, sono tutti i personaggi del circo. La caratteristica, lo vedete, lei disegna il personaggio in bianco, cioè lo lascia bianco, vedete? Su un paese, questo è usato anche da molti di voi, cioè però è una tipologia su cui potremmo anche parlare. Qui avete due libri di Annie Groovy. Questo è molto carino per il teatro. Questo si presta molto per una trasposizione teatrale. Posso fare una domanda? Tutto. Lei dice che manca la fascia. Manca la fascia 0. Dice che manca 0, la fascia 0-5, ma in Italia manca anche la fascia di albi illustrati per adulti proprio grandi. Sicuramente sì. Cioè, ci sono solo, certo, i ragazzi in mezzo, certo, quelli sono fortunati, il resto neanche già della popolazione. Scuola, già la scuola media sono pochi, sono perfettamente d'accordo, manca anche quella. Pensate che siamo nel 2014, nel 1974, quindi quanti anni? Esattamente... Siamo 14, quindi 40 anni fa, un mio grande amico, Mario Vigiac. Lo conoscete? Avete mai sentito parlare di Mario Vigiac? Vigiac, con la K finale. Mario Vigiac, che io ho invitato a Bari, ed era venuto a Bari Mario, a ritirare il premio Fantasia. Quando quello assegnato dall'atelier di Mago, da Paola Pistone. Mario Vigiac nel 74 fonda una casa editrice che si chiama Quadragono. Quadragono si chiamava. La Quadragono Libri. E la Quadragono Libri, con Quadragono Mario pubblicava i più grandi artisti illustratori dell'epoca. E aveva una collana, vengo al, di albi illustrati per adulti, 1974. La collana si chiamava i Papermint. E avevamo, per esempio, il primo libro, il primo no, perché Innocenti ha pubblicato anche in precedenza, ma delle cose che lui rifiuta oggi, ma il primo grande libro di Innocenti l'ha pubblicato Mario Vigiac, 1905, Bagliori ad Oriente,
l'avete mai visto? Era e sulla guerra cino-giapponese, quindi un albo per adulti sulla guerra cino-giapponese, ma pubblicava gli albi illustrati con i testi di Umberto Eco. Non vendeva nulla, non ha venduto niente, ma pubblicava Zavrel, è il primo a pubblicare Stepan Zavrel, è stato Mario. Pubblicava Libuche, Palacek, Josef Palacek, l'avete sentito? Palacek era un grande illustratore polacco della scuola, poi aderiva alla scuola di Sarmede, lavorava con Stepan Zavrel. Ha pubblicato, ma anche tipologie molto diverse, tipologie iconiche diverse tra loro. Ha pubblicato, per esempio, David McKee, il primo albo di David McKee in Italia, l'ha fatto Mario Vigiac. Sono usciti 34 libri, dal 1974 al 1980. 34 libri che hanno fatto la storia dell'editoria illustrata in Italia. E nessuno lo ricorda. Cioè questo andatevi a vedere, perché io ogni tanto li ho messi anche, ho messo i lavori di quello che faceva Mario. Ma questi libri si trovano ancora? No. Allora, qualcuno è stato ripreso, ma pochissimi. Ha pubblicato il più bel libro di Stepan Zavrel, che pochissimi conoscono, che è il libro sullo Scià di Persia, dove Zavrel si esprime questa... Vabbè, non parlo troppo, se no... No, mi dispiace, ma le cose da dire sono tante, vi ho detto, non fatemi chiacchierare troppo, divagare troppo, perché, anche se è bello, però... Allora, vi dicevo dell'arte, vi dicevo che l'illustrazione è racconto, è narrazione, e vi ho detto, si raccontano o situazioni, e poi mancava il secondo, oppure storie. Quindi delle storie, storie che lo sviluppo dell'albo, quando voi volete raccontare delle situazioni, può essere duplice. Potete raccontare delle sequenze in due doppie pagine e poi un'altra situazione. Oppure potete fare come la Turco, un'unica situazione nell'albo. Allora avete due possibilità, o sviluppare una sequenza di azioni o di situazioni che potrebbero essere due o tre per ogni situazione, quindi ne mettete sei in un albo, no? Oppure un'unica situazione raccontata nell'albo. Poi, allora, tipologie, abbiamo detto che l'illustrazione è racconto, si parla di narratività iconica, cioè l'illustratore deve essere capace di narrare, di raccontare. E questo è molto importante, non è sempre automatico la capacità di raccontare una storia o una situazione. Vedremo ancora che l'illustrazione è anche altro, è anche memoria, è anche cultura, è espressione della cultura di un popolo. È vero? Dimmi. Ma a questo punto l'illustrazione fatta male oppure con messaggio sbagliato può anche danneggiare un bambino o un pubblico?
Allora, esiste una situazione del genere? Non sto parlando solo di quell'età artistica, ma proprio il messaggio. Sì. In che danneggiare sì e in che senso? Diciamo che condiziona l'immaginario, quindi condizionare l'immaginario visivo è grave perché crea lo stereotipo. Confonde. E poi confonde quando c'è più proposte diverse, ma non è tanto quello. Adesso cercherò di spiegarvi questo, perché è un aspetto molto importante. Riguarda l'illustrazione commerciale soprattutto, no? Cioè riguarda Disney e i sottoprodotti disneyani, riguarda Winx, riguarda... cosa si può fare? Allora, vi spiego una realtà, quello che ho proposto io. Ero in un asilo nido, all'Aquila adesso, e entro e vedo i nanetti di Biancaneve, cioè di Disney, no? Allora, spiego, alla fine dico, perché non fate due immagini, il nano di Disney, e poi scegliete Brontolo o Cucciolo disegnati da un altro illustratore? E li mettete uno sotto l'altro. I bambini piccoli si riconoscono. Questa è una... Senza distruggere Disney, perché quando io vado, cioè a voi lo posso dire, ma quando vado a parlare agli insegnanti, devo procedere per gradi, cioè non posso distruggere Disney perché mi sparano. Perché Disney? Perché da dove andate vedete Disney? Tu vai nelle scuole, cosa vedi Disney? Perché? È popolare. Chi me? Ma perché è popolare? Perché è quello che abbiamo visto e che hanno visto nell'infanzia. Calvino diceva, il mio immaginario è nato guardando le immagini del Corriere dei Piccoli. Ma il Corriere dei Piccoli, quando Italo Calvino era piccolo, lavoravano i più grandi illustratori, si chiamavano figurinai, di quella volta. Quindi Rubino, Tofano e questa gente qui. Quindi l'immaginario era ricco. Quindi, eppure è forte, se io vi dico un nome, se io vi dico Biancaneve, voi avete immediatamente ma non voi, tutti, non abbiamo la storia, abbiamo un'immagine. Che immagine abbiamo? Quella della Biancaneve che abbiamo visto da bambini. Ecco quanto forte è, quanto grande è il ruolo dell'immagine. Cioè è di una forza straordinaria se ci condiziona in questo modo. Allora il discorso è come si può superare questo problema. Come si può combattere? Fare libri di qualità. Eh sì, e soprattutto diffonderli però, perché il problema non è solo farli. Non è farli, perché ce ne sono, ma non sono noti. E soprattutto far capire. Allora adesso torniamo all'arte così vi mostro alcune cose. Allora, e partiamo da questo. Allora, dov'è? Io quando vado e mostro questa. E questo, ecco, partiamo da qua. È tedesco, perché in Italia non è mai uscito. Mai uscito. Lui è uno dei più grandi illustratori nel mondo. Si chiama Stasis Eidrigevičius ed è lituano. Questo è il gatto con gli stivali. Gestiefelte Kater.
se io vi dico, è folle che, guardate, io l'avevo detto, sapete a chi volevo farlo pubblicare? Volevo farlo, chi avevo detto pubblicamelo dai? A Stop. Quando Alfredo Stop aveva la casa editrice, c'era una volta, e aveva appena pubblicato Kveta Pakovska, Il piccolo re di cuori, che non vendeva nulla. E anche Kveta gli avevo detto, ma dai, ma pubblicami Kveta. E lui mi ha detto, ma Livio, io se pubblico, se non ha venduto la Pakovska, questo vende ancora meno, cioè non vendo niente. E così non è uscito. Ed è uno, guardatelo, adesso vedremo delle cose, guardate. Ma il fatto che sia molto nero. Vabbè, la storia... Qui dovremmo capire che cosa vuol dire raccontare una fiaba con le immagini, no? Che cosa è l'interpretazione di un... Guardate, questo è stupido. Che poi non è vero che... Questa mi piace da morire. Questa è una tavola. Qui vedete l'arte, qui vedete il racconto, cioè tutte le cose che vi ho detto. Questa è stupenda. E allora capite anche che illustrare non vuol dire banalizzare, anzi, vuol dire trovare delle soluzioni interpretative. Eccolo. Vi piace o no? Poi è chiaro che qua a qualcuno, cioè ognuno ha un suo mondo e poi un suo gusto personale. Ve lo faccio girare. 80. Faceva queste cose nel... Ma lui, Eidrigevicius, è quello che ha progettato la scuola. Una scuola perché... Come tutti gli artisti dell'Est, non fa solo illustrazione, fa di tutto. Ci sono artisti, andate a vedere, poi magari sul computer andremo a vedere qualcosa. Un altro grande artista che vorrei pubblicare, un altro polacco, è Jus Picho. Jus, Ilunga, U, doppia S. Sì, sì, ho visto, adesso, intanto... No, perché poi, allora, io spicco, vabbè, questo è uno, e parto da qui, no? Per dire, l'altro, altra fiaba, così, Kveta Pakovska, e questo è il Cappuccetto Rosso. È chiaro, se io mostro, allora, Salani, cioè Edizioni Nord-Sud, che è uno dei marchi Salani. Guardatelo, perché quanto lontano è, cioè è anni luce se io... Al bambino piace, se non è condizionato. Se non è condizionato. Guardate i tagli, che sono invece una delle cose, le scelte, i cromatismi. Quando io vi dicevo al prima, siete liberi, lo vedete che se volete siete liberi. Cioè è che voi, in genere, gli illustratori hanno paura di arrivare a questo, anche se lo sentono dentro. E pensano a un...
di dover piegarsi verso il bambino. Piegarsi verso il bambino, questo è sempre il mio. Francesca, ti chiamo all'ora di pranzo perché sto facendo... Ciao, ciao. Vedete, la composizione, le scelte cromatiche, vi dicevo, non dovete pensare di piegarvi verso il bambino. Cioè di piegarvi andando... Perché non è quello? Tant'è che sentitevi liberi, cioè esprimetevi sempre con la massima libertà. Mi direte, ma poi trovo da pubblicare, questo è una, questo è un altro aspetto, però, che non è marginale, però, libertà. Poi affrontiamo anche questo. Allora, queste sono, sì, vi dicevo, libertà. Quando io dico non dovete piegarvi, arrivo a dire non esiste l'illustrazione per bambini. Nel senso che, ma in questo senso, nel senso che non devo piegarmi, che devo essere, siate voi stessi, voi stesse. Raccontate quello che siete, non quello che... Non abbiate paura di questo, non è giusto. Vi fate una violenza che non ha senso. Allora, poi vado avanti e faccio un'altra fiaba. E questa... E tra quando? Ma questi libri entrano nei albi illustrati per adulti allora? No, perché per adulti? Per tutti. Per il linguaggio. Per tutti. Ma il linguaggio è Biancaneve. La storia è la storia di Biancaneve qui. Lo so che vi sciocco anche voi, no? Ma l'ho voluto. Ho voluto presentarmi tre interpretazioni di tre fiabe molto forti, no? Lui ha avuto un'idea fantastica. Ecco, arriviamo al punto. Sì. Ecco l'originalità dell'artista, dell'illustratore. E certo, certo, ma anche questo è progettualità, quello che vi ho detto. Questo è l'editore, è Principi e Principi. Principi e Principi è la casa editrice di Rauch. Andrea Rauch, che è un'altra persona che andrebbe invitata, per esempio, in un workshop. Perché Andrea è uno dei... non vi dice niente il nome di Andrea Rau. Perché lui ha il blog che aveva fatto con tutta la storia dell'illustrazione, eccetera. Ma lui è soprattutto grafico. Straordinario, ha inventato le copertine, ha progettato. Andate a vedervi un catalogo. Che è ancora in commercio, disegnare un libro. Disegnare un libro, un intero capitolo è dedicato ai lavori di Andrea Rauch, che aveva progettato le copertine per Einaudi, per Mondadori. È uno dei grandi nomi della... Quindi, vabbè, questo poi vi spiego anche l'idea che ha avuto sui nani, perché è una cosa originale, ma vedete una progettualità e un'interpretazione che va al di là. Oppure arriviamo
a un'altra fiaba ancora. Questo ve l'ha mostrato, no? No, non vi ha mostrato l'Hansel e Gretel di Mattotti. Ma anche su questo sono stati dibattiti, cose. Allora, ecco quello che dicevamo prima a proposito di grafica. Guardate lì. Questo è Hansel e Gretel, che è un'interpretazione che io trovo stupenda. L'alternanza del minimalismo, diciamo, della certo, natura, ma no. La scelta di illustrarlo è certo che fa paura, cioè, ma per forza, ma Hansel e Gretel era una storia di abbandono. Mi capite cosa vuol dire? Una storia di abbandono di minori è una delle cose che mettono, cioè, pensate a un bambino che vive una situazione del genere. E quindi ha interpretato, secondo me, in modo perfetto. Cioè, è quello che ha voluto dare, no? Ci sono, guardate, questo, adesso non ve lo mostro tutto, che poi, ma ve lo lascio girare, così abbiamo questo per dire che cos'è l'illustrazione, e poi l'illustrazione è arte. E allora vi ho portato, dimmi, sì, dimmi. Riguardo questi ultimi libri che ho visto, che sono molto intriganti, meno dal mio punto di vista. Lo so. Volevo sapere, siccome è una cosa che sento ripetere spesso da alcuni anni, in questi libri si vede subito che c'è un rapporto testo-immagine molto stretto, cioè sappiamo benissimo che la storia di Hansel e Gretel non è il paradiso terrestre, no? Quindi una storia molto rugosa, cupa, una realtà dura, violenta, difficile, molto contemporanea anzi, no? Molto, assolutamente è attuale, quella di oggi. Perfetto. E le illustrazioni non mi sembrano da meno, cioè sono abbastanza inquietanti. Okay. Sono inquietanti, ma non è la stessa, sono per molto tempo mi sono sentita dire che ad un testo duro, difficile, cattivo, realistico, ci deve essere un fiorellino, un cuoricino, la casetta, sì, dobbiamo sdolcinare un po'. Cuoricini e casette è un po' difficile. Si possono fare delle operazioni, però. Io ho presente, purtroppo è uno dei libri che non ho portato, ma non potevo portarmi Migliaia, è Il Cappuccetto Rosso, illustrato da Beni Montresor. Beni Montresor è ancora in commercio, quindi lo potete acquistare. Beni Montresor è un argentino, lavora nel teatro, Lo conoscevi te? Uno dei più grandi. E Montresor ha fatto un'operazione su Cappuccetto Rosso splendida. Ha preso Cappuccetto Rosso là è uno dei pochi accanto a Dorè, a Gustavo Dorè, a illustrare, a mettere in far vedere, perché poi voi quando avete una fiaba dividete in sequenze, questa è una cosa che volevo fare oggi, dividete la storia in sequenze, di ogni sequenza poi scegliete che cosa rappresentare. La fiaba di Cappuccetto Rosso ci dice a un certo punto il lupo divora, sì, la bambina, ok? Dice divora. Ma nessun illustratore, ovvero solo Montresor, ha raffigurato l'atto del divoramento, cioè il momento preciso in cui, allora nell'immagine, vedete,
il corpo e le gambe della bambina che escono dalla bocca. Quindi non vedete la testa che è già dentro. È un'immagine forte, è un'immagine inquietante, siccome è l'immagine finale, perché la storia di Perrault termina, non esiste il cacciatore, che è introdotto dai Grimm, termina con l'atto del divoramento. Lui che cosa fa? Ha continuato. Ecco come si può addolcire, uno degli esempi, no? Ha continuato utilizzando l'effetto zoom, quindi riprendendo, dopo questa bambina che vedete con le gambe e il corpo fuori dalla bocca del lupo, l'immagine successiva, vedete l'intero lupo con la bambina nella pancia, intera. Poi girate la pagina, zoom, effetto zoom, quindi ingrandimento. Non vedete più l'intero lupo, vedete metà lupo, la pancia più ampia e la bambina dentro. Girate ancora, non c'è più testo ovviamente, è solo immagine. Girate ancora e avete solo la pancia bianca con la bambina. L'ultima immagine, vedete una bambina che vola libera, intera. Quindi, che cosa ha fatto? Ha addolcito, attenuato l'atto del divoramento e l'immagine shock. Quindi, un'operazione di questo genere, sì, è possibile, anzi, possiamo realizzarla. Cioè, possiamo... Non possiamo addolcire un testo. Adesso vi parlo un attimo del volevo mostrarvi degli esempi di arte in libri per bambini editi negli anni, alla fine degli anni 60, primi anni 70. Introvabili, mai più pubblicati. Questo qui è un vecchio albo della M Edizioni di Rosellina Archinto. I televiaggi di Alina. E qui avete come arte, come legame, proprio la pop art, l'espressionismo pop. Non ha venduto altro albo che quando è uscito. È stato un flop totale. E non è l'unico, Non è l'unico. Ma questo per dimostrarvi cosa vuol dire. Era la corrente artistica di quegli anni. È un po' legato anche alla... Alla psichedelia di quegli anni, anche molto certo, legato. Certo, questo ricorda un po' anche Yellow Submarine. Yellow Submarine, che è uscito in albo. Andromedar, non ve l'ho portato questo, ma sempre così, questo per dirvi che non è vero che l'illustrazione è sempre stata legata ai movimenti artistici, solo che non era conosciuta ai più. Questo è un altro famoso libro, adesso è ristampato, Io vi ho portato l'edizione originale della M, ma è riproposto da Babalibri, che poi è la figlia della Rosellina Archinto, Babalibri. Questo è un alfabetiere dell'alfabetiere cubista di Sonia della Unai. Questo è l'alfabeto. Guardate là. Pensate quando è uscito? E pensate all'attualità sconvolgente, cioè di come oggi si realizzi. Poi vi ho portato, ancora come legame artistico, vi ho portato ancora la Pacosca, un albo meno noto di Capuccetto. Questo è edito da Ravensburger.
lo dobbiamo vedere poi, rosso, verde, rosso, tutti quanti, che è un albo gioco. Quindi con finestre da sollevare, con parole, anche qui vedete, da comporre con linguette. Poi se volete lo vediamo, perché devo accelerare, perché se no non... Allora, rapporto testo-immagine in un albo. Come deve essere questo rapporto? Che cosa dovete raccontare con le immagini? Certamente avete un testo, anche se realizzate solo un silent book, dove avete in mente un testo che raccontate. Quindi avete da raccontare, da tenere presente il testo. Poi avete, però, che cosa raccontate di questo testo? Raccontiamo qualcosa di più, cioè l'illustrazione non deve limitarsi a raccontare quello che c'è scritto nel testo. Mai. 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 Cioè, purtroppo voi vedete tanti albi che invece, in cui gli illustratori leggono il testo. Allora, cosa dice il testo? Il papà porta il bambino al mercato, e vedete, papà, bambino e mercato, ma è la ripetizione in un altro linguaggio di quello che dice il testo. Che bisogno ha il bambino, il lettore, di un'immagine che mi ripeta le stesse cose che ci sono nel testo? Diventa didascalico, diventa un doppione. Non è vero, perché io posso anche usare un linguaggio, anche farlo molto artistico. Però è insieme. Però, la tavola potrebbe essere arte, insieme al testo no, è il discorso del complesso. Adesso, allora, non è questo. Allora che cos'è? Cioè, come devo illustrare un testo? Come devo confrontarmi con un testo? Devo aggiungere significati, devo aggiungere informazioni, devo aggiungere messaggi. Questo vuol dire che devo raccontare cose che nel testo non ci sono. Possono essere dei giochi, dei personaggi che pensate voi, un gatto che accompagna la storia di un bambino e che poi vi divertite a scoprire dentro le pagine. Potrebbe essere quello che volete, però Innocenti quando fa Cenerentola mette nella tavola, voi vedete, un cieco che attraversa la strada col bastone accompagnato da un bambino. C'è nella fiaba di Cenerentola? No. Ecco che avete, questo si chiama ruolo additivo dell'illustrazione. Cioè, l'illustrazione aggiunge significati al testo, dice cose che nel testo non ci sono. Questa è la ricchezza polisemica dell'immagine, la capacità dell'artista di dire altro, di raccontare altro.
sempre nella stessa tavola di innocenti vedete per esempio dei bambini che giocano a mosca cieca. Anche quello non è raccontato. Quindi non deve per forza essere una costante in ogni illustrazione, quindi è una storia che si sviluppa, ma anche degli spot. Esatto. Esatto, anche degli spot, anche, ma adesso lo vedremo in alcune sue. Oh, poi non basta l'illustrazione. Allora, come deve essere questo rapporto testo-immagine? È un rapporto dialettico, vi dicevo all'inizio, cioè testo-immagine dialogano in qualche modo, cioè uno rinvia all'altro, è quasi un gioco. È stato definito, una bellissima definizione, è balletto a due, o passo doppio, no? Cioè, che vuol dire proprio l'intreccio, e tutti e due i linguaggi sono autonomi però, sono dotati di autonomia. Una, come interagire? Avete o l'interpretazione che date al testo è convergente, cioè va nella direzione del testo, o l'interpretazione del testo o di quello che voi stessi scrivete può essere divergente. Nel caso di interpretazione convergente è tutto molto chiaro, no? È facile. Vi ho portato un bellissimo esempio di interpretazione divergente. Leggi il titolo. Quando il mio gatto era piccolo. Guarda l'immagine. Che cosa rappresenta l'immagine? Un elefante. È uno dei casi di contrasto dialettico, no? Cioè l'autore è questo Gilles Bachelet, che è un grande illustratore francese, i libri sono del Castoro, che ne ha fatto già tre, con questo, sempre sulla stessa struttura. Quando il mio gatto era piccolo, questo è il secondo, il primo titolo. Il primo libro di questa serie si intitola Il mio gatto è proprio matto. E qui c'è un'introduzione che è divertentissima. Quando ho deciso di prendere un gatto, non avevo nessuna esperienza. Così ho adottato qualche regola di buon senso per scegliere il mio gatto ideale. Già da piccolo un gatto deve trasmettere la gioia di vivere. Poi, fantastico, questo è un capolavoro. Deve bere il latte, il gatto, con appetito. Il bambino che vede l'elefante, cosa fa? Ride. Stranamente, allora questo è uno dei meccanismi più semplici per creare una storia umoristica, il contrasto dialettico. Il testo dice gatto, l'immagine mostra l'elefante e da lì il bambino che sa cos'è un gatto e che sa cos'è un elefante ride, si diverte. Poi ci sono lavarsi con energia. Poi c'è un altro gioco che scatena l'umorismo, poco usato dagli illustratori e anche dagli scrittori, che è l'iperbole. L'iperbole iconica, o l'iperbole narrativa, cioè l'esagerazione. L'esagerazione è divertente perché uno capisce che stai dicendo cose impossibili, no? E quindi il bambino ride, si diverte. Anche lui usa l'iperbole, oltre
giocare e soprattutto dormire, dormire, dormire. Qui avete una delle soluzioni iconiche possibili nella realizzazione di un albo, perché anche questo dovremmo parlare. Testo e immagine interagiscono in modi diversi. Io posso, vedete, qui c'è l'alternanza di una tavola con una sequenza di immagini. Potremmo quasi definirli fotogrammi, no? La stessa cosa, guardate che è molto usato questo, ma in genere non ci si pensa. Quando si realizza, se io prendo gli albi normali, illustrati da tanti illustratori, abbiamo sempre questa immagine su una pagina, oppure sulla doppia pagina. Ma una soluzione, per esempio, di questo tipo, che alterna, che prevede delle strisce, delle immagini, guardate, perché non pensate? Tante volte non ci si pensa, non ci si pensa, ecco perché ve lo mostro. Quindi è una commistione tra il fumetto e l'immagine. Certo, ma io cosa vi ho detto prima? Che il linguaggio del fumetto e il linguaggio dell'illustrazione si contaminano tra loro. Se pensate a Mattotti che viene dal fumetto e è passato all'illustrazione, pensate a Milo Manara, pensate a GP, si intrecciano le cose. Poi l'illustrazione ricava molte cose dal fumetto. Cioè non è che i due alcuni codici, vedete come gioca anche con questa. Il primo che aveva fatto una cosa del genere, splendido albo, questo non ve l'ho portato, vabbè. Il primo è stato un concepteur du livre, questa è un'altra cosa importante, i francesi. Concepteur, una figura che in Italia praticamente non esiste ancora, forse Orecchio Cervo in parte, come lavoro però di team, come lavoro collettivo. È il concetto, la concezione del libro, cioè chi lo progetta, lo pensa. Una sequenza del genere è stata proposta nel Pollicino, illustrato da Claude Lapointe, grande illustratore francese degli anni 70, ma stupendo, non so se lo conoscete, avete mai visto nulla. Lapointe, andatevi a vedere, Claude Lapointe, in un Pollicino che è stato il primo libro pubblicato dalla L ed edito in Francia da Gallimard. È realizzato dal più grande concepteur du livre, il francese François-Henri Vidal. François-Henri Vidal l'ha progettato, non è che ha fatto le illustrazioni che sono di Lapointe, non ha fatto il testo, ha progettato l'idea, il confezionamento. E lì vedete, per esempio, l'uso dello zoom. Vedete la sequenza di fotogrammi, addirittura il salto fumettistico per rappresentare il Pollicino quando indossa gli stivali delle sette leghe, lui fa i salti di immagine, cioè prende le cinque immagini e vedete in alto il Pollicino che compie i salti. Questo vuol dire progettare, è quello che vi ho detto. La scena, infatti,
mi piace che siate voi del teatro, perché uno degli elementi più importanti dell'illustrazione è la teatralità. Cioè il teatro è uno degli elementi. Infatti, cioè io vorrei aprire una scuola veramente di illustrazione, ma una scuola vera, cioè non i corsi, che non è che non servono, ma una scuola vera. Per fare l'illustrazione bisogna sapere teatro. E questo non lo fa nessuno, no? Vabbè, questo adesso chiacchierò troppo. No, non lo fare questa scuola. Bisogna studiare architettura, perché l'illustrazione è architettura. Allora io nella mia idea di scuola di illustrazione c'è una materia che è architettura, c'è una materia che è teatro, c'è, perché è importante per chi vuole affrontare veramente, cioè non potete ignorare, c'è il disegno ovviamente, no? C'è la fotografia, c'è la fotografia, perché uno deve saper fotografare, deve sapere cos'è il linguaggio fotografico. Cioè, perché l'illustrazione sta al centro di tutto e prende degli elementi dall'architettura, dal teatro, dalla poesia, addirittura dalla musica per il quanto riguarda il ritmo del... che dovete poi dare, vabbè, questa interpretazione divergente, no? Rispetto al testo. E avete, ce ne sono, ma non sono tantissimi gli albi, editi che hanno questa interpretazione divergente. In genere sono, siccome è difficile, in genere l'autore del testo è anche l'autore delle immagini, perché altrimenti può nascere un conflitto, no? Se io illustratore propongo un'interpretazione, oppure può essere un testo classico, una fiaba, e allora lì non avete problemi. Questo è altra tipologia, cerco di velocizzare un attimo. Altra tipologia iconica è, allora questo ve l'ho portato, questo è un silent book. Sì, in Italia è uscito, ma è uscito col testo, con un testo, non si capisce perché. Hanno messo il testo, ovvero, vi do la spiegazione, c'è il testo perché l'editore, ma non solo lui, ritiene che senza testo questo libro non vende. Io porto apposta l'edizione tedesca per mostrare che è senza testo, che l'originale non aveva il testo. L'illustratore, un grande illustratore russo, Nikolai Popov. Questo ve lo porto per capire che cos'è raccontare una storia per immagini, come si sviluppa una storia per immagini. Siamo nel realismo magico ed è un libro che racconta ai bambini, anche piccoli, come nasce una guerra, come nascono le guerre. Questa è la frontespizio e questo è l'inizio. E allora avete un topo e una rana. Il topo guarda verso questi fiori, la rana ha un fiore in mano. Questo tipo di lettura, lo dico velocemente, si chiama lettura sincronica dell'immagine, mentre quella che adesso andremo a fare, la lettura sincronica è la lettura di ogni tavola presa isolata dal contesto.
L'altra tipologia di lettura dell'immagine è la lettura diacronica, che è quella che segue lo sviluppo, la sequenza. Quando io leggo questa, cosa mi dite? Guardate questa, raccontatemela. Il bambino racconta o viene invitato a raccontare a lei. Vedete che c'è una storia. Raccontatemi. Allora, guardate questa. Poi apriamo. Allora, raccontami. E qui nota il topo, nota la rana. Sì, il topo. Ha aperto l'ombrello, ma qui l'ombrello è aperto. Qui l'ombrello è chiuso. Il dire ha aperto l'ombrello vuol dire collegare. Ecco la lettura diacronica, che è la lettura sequenziale. È quella che coinvolge l'inferenza. È uguale, la stessa cosa nel fumetto, ma è anche nell'albo. Cioè la lettura diacronica e la lettura sequenziale delle tavole nella loro successione. E per comprenderle, il bambino deve compiere un processo di inferenza, cioè vuol dire collegare, deve collegare l'immagine precedente alla successiva. Per fare questo deve compiere un'inferenza. Per voi dire ha aperto l'ombrello per un adulto è normale, per un bambino no. Per un bambino piccolissimo no. Cioè è lì che bisogna aiutarlo. Vabbè, qui continua. Vedete che lo sviluppo è lì dovete stare attenti alla comprensione, cioè a compiere anche voi le inferenze giuste. C'è lui ha abbandonato, ha buttato via l'ombrello perché vuole proprio, anche se ce ne sono tanti, no? Ma vuole quello. Vi ho detto che si parla di guerra. E adesso l'ha preso. Cosa fa lei? La rana. Chiama le altre rane. Il topo ovviamente scappa, le rane si sono impadronite del campo, eccole qua, e festeggiano. Con l'ombrello, ma sempre voi come illustratori dovete mettere gli indizi. Arriva il topo carrozzato. Una macchina da guerra. C'è una macchina, uno scarpone da guerra. E qui avete l'inizio. Adesso qui c'è, allora passano sul ponte, ma il ponte è legato al palo e le rane stanno facendo, e infatti, vedete che è una sequenza di azioni? Quindi guardate lo sviluppo della storia. Raccontare una storia vuol dire raccontare azioni. Guardate. Adesso andiamo veloci, dopo ve lo lascio. Veloci. Ma Popov. E poi c'è la finale. Sì, ve la faccio vedere, perché no? Ve la faccio. La finale, secondo voi, dopo questa tavola,
non vedo. Che cosa? Che cosa mettereste? Popoff ha scelto di riprendere la scena iniziale. Perché? Ed è bellissimo perché la guerra fa molto più dolore. Questo libro invece non ha bisogno di parole, è molto più forte. Non c'è parole, cioè, capito? Allora, A, mettere un testo. Perché? Il bambino non capisce. Non c'è. Allora, non ha senso mettere il testo. Niente. Dicevo prima che è molto bello perché la guerra fa molto rumore e invece questo libro non ha bisogno di alcuna parola, riesce con questo silenzio. Per le fiabe classiche, siccome le fiabe sono astoriche e atemporali e aspaziali, cioè non sono collocate in un tempo, c'era una volta, ma quando? Non ce lo dice. La leggenda sì, questa è la differenza tra fiaba e leggenda. La fiaba non ha un tempo e non ha un luogo. Capuccetto Rosso va nel bosco, quale bosco? Dove si trova il bosco? Il bosco, un bosco, ma non è definita geograficamente. Questo fatto vi offre delle bellissime opportunità, perché voi potete scegliere di ambientare la fiaba dove volete, e il dove volete può essere un luogo geografico diverso. Per esempio, Innocenti ha ambientato la sua Cenerentola, lo sapete dove? A Londra. No, non è un luogo di fantasia, anzi, è un luogo reale. È nella città di Londra. Come facciamo a sapere che è Londra? Perché come faccio a dire che è Londra? Dai, ci sono degli elementi dell'architettura londinese, vi ho detto prima. Buckingham Palace e Big Ben. E allora questo lo potete fare. Potete ambientarla a Parigi, potete ambientarla in Africa, potete ambientare e quindi spostare il luogo e il tempo. Però questo, ripeto, solo per le fiabe di tradizione orale, solo per le fiabe. E qui avete anche il cieco che cammina, avete le oche, cioè tutta una serie. Poi avete un'altra possibilità molto divertente, non dimenticate. Vabbè, andiamo prima alla tipologia. Vi ho portato questo, è Martin Handford. Sì. E adesso sto arrivando. Tante storie in una storia. Cioè, sono immagini o tavole singole, come in questo caso. Vedrete delle tavole singole, molto affollate, quindi ricchissime di particolari, di scene, in cui accadono tante cose. Il bambino, il lettore in questo caso, racconta l'immagine e racconta tutto quello che accade dentro. Quindi accadono tantissime cose. Guardate. Il primo
uno dei primi esempi di tante storie dentro una storia lo avevamo negli anni 60 con gli albi di Ali Mitgush. Mai sentito? Questo ha avuto un enorme successo invece, Martin Hedford. Ha inventato il personaggio di Wally, che è questo qui con le giacca a righe e i pantaloni blu e gli occhiali. Allora, qui avete tante storie perché vedete, il bambino segue le varie scene, sono tante, in un'unica tavola vengono rappresentate tante situazioni, tante scene e potete divertirvi a... Guardate che non sono, sono albi molto importanti, ma non ce ne sono tanti. Potrei aggiungere l'esempio fumettistico di Iacovitti. Iacovitti. Che faceva queste tavole piene di cose, certo. Tipo Coco Bill. Tipo le tavole di Coco Bill, ovvio. Sì, sì, benissimo. Ogni doppia pagina abbiamo un altro ambiente. Quindi cambia, qui siamo sulla spiaggia, un altro libro sulla storia, un altro sulle guerre, perché ce ne sono tanti di Martin Hedford. Quindi dove potete scegliere i soggetti e cambiarli, variarli, e qui avete tutti questi, per raccontare tutto ci vuole una, ma il bambino non si diverte tantissimo. Non solo, ma il bambino poi deve cercare il personaggio. Quindi deve è un albo interattivo, cioè richiede l'intervento del bambino che deve andare a cercare Wally. Il... Nel testo scritto ci sono dei indizi. Nel testo, no. Salve amici, la spiaggia è magnifica oggi. Ho visto una ragazzina sbattere il gelato in faccia a suo fratello e c'è anche un castello. Sono altre cose che deve scoprire. Che sono dentro. Però è strano che tra gli italiani è un tipo di libri, di albi, poco usato. E invece credo che anche dal punto di vista delle case editrici, in Italia... Parlo dell'Italia, ce ne sono, ma A, ce ne sono, B, stranamente, non sono gli italiani. Forse sono gli illustratori italiani che hanno... Beh, è un invito appunto, perché sono qui, per anche, vedete, qui è Ferrovia, ma questo è niente, questo è poco. Se voi vedete l'ultimo, è... micidiale. Ce ne sono anche quelli per i più piccoli. L'ha pubblicato Boe col pinguino di Junakovic. E deve cercare il pinguino. Quindi è a livello, questo è già scuola elementare, perché mentre, anche perché è abbastanza complesso. Poi avete un'altra possibilità quando fate queste, quindi tante storie dentro la storia e poi andate alla fine e vedete per ogni tavola che dovete trovare tantissime altre cose che l'illustratore mette dentro. Un progetto, per esempio, editoriale su questo, perché no? Da proporlo, cioè è una cosa... Vi dico, è poco usata. Ce n'è. Facciamo una pausa. Sì, sì. Finisco un attimo e facciamo una pausa. Sì, 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 va bene, va bene. Vabbè, mi pareva di avere ancora. Ecco, questo è un altro. To
torte in fuga, ma le torte dove vanno, questo è Beisler. Ah, dovremmo anche capire se voi dovete proporre qualcosa, a chi editori proporre? Anche agli editori, vabbè, adesso questo è più semplice, no? È meno complesso, però anche qui è la stessa impostazione, non solo, ma la cosa più divertente è che quando disegnate potete giocare con i volti dei personaggi. Per esempio, Mitsumasa Anno, nel disegnare un albo bellissimo della M, Bric-a-Brac, che due che vanno con carretto vanno al mercato, no? Un vecchio, una donna e un bambino. Hanno un carretto di merce varia e vanno dentro la città dove c'è il mercato. E avete tutti i tavoli, i banchi con tutte le cose che vendono, quindi è pieno di, anche lì con la gente che compra. I volti, che gioco ha fatto? Ha preso tutti gli attori. Ha preso Stan Laurel, Oliver Hardy, ha preso... Ora, si è divertito a metterli dentro. Usate queste cose, che sono un divertissement, se vogliamo, no? Un divertimento, ma vi caricano, cioè vi elevano la qualità. Una giuria che vede questo in un concorso, che vede queste città, questa è cultura. L'illustrazione è espressione della cultura anche, della vostra cultura. Quindi quando lei presiede una giuria fa caso a tutti questi elementi? Eh sì. Allora, l'ultimo premio, io vengo adesso da Lucca. Sì, l'ho visto ieri. E Lucca ho premiato. Lì sarebbe da discutere, vi dico questo e dopo facciamo la pausa. Ho premiato una triestina, ma non è la prima volta che lo faccio, non ho mai premiato triestini. Ma siccome io sono triestino, ed è Giulia Marsic, che è molto giovane, una ragazza straordinaria, ha fatto una tavola, il tema era ritratti rivoluzionari, la rivoluzione. Primo errore, così vediamo anche gli errori che hanno in questo concorso. È vero che il titolo recitava ritratti rivoluzionari, ma il 50% dei lavori erano ritratti. Ma come? Cioè, è Che Guevara, è questo, è... Ma no! Ritratti, già il titolo giocava. Rivoluzioniamo il ritratto, bisogna riflettere un po', no? Hanno banalizzato il tema, infatti l'unico ritratto che, mi pare due, che abbiamo inserito in catalogo, uno è, e lei però ci ha giocato bene, cioè intelligentemente, ed è il ritratto, ha fatto il ritratto di Jella Leppmann. Che voi mi dite, ma chi è Jella Leppmann? Jella Leppmann è la fondatrice della biblioteca, nel 1948, della Biblioteca Internazionale di Monaco di Baviera, biblioteca, la Internazionale Jugendbibliothek. Quindi, ecco, allora posso anche capire una scelta, no? Perché è una scelta appunto meditata. Non banale, non scontata. Troppe cose scontate arrivano. Troppe cose. La triestina, la Marsic, ha fatto una tavola, intanto ha scelto come tecnica la penna biro, che non è facile, perché se tu sbagli un tratto non lo cancelli. Poi ha raffigurato come rivoluzione la psicoanalisi. Quindi ha scelto di...
Io commentando lì con Paolo Daltan, con quelli di Hamelin, il lavoro, dicevo, solo una triestina poteva fare una cosa del genere, perché Trieste è la patria della... Esatto, è quella, guardatela. Quella ha avuto il primo... Bravi, ma no, aiutiamoci un po' con queste, anche con... Mi vedo un po'. Poi me la commentate, mi dite se... Vedete che lei ha preso questo... L'uomo e le maschere degli animali. Quindi ed è eseguita al... Questa è stata la scelta della giuria di quest'anno. Vabbè, poi è andato ad Arianna Papini un premio speciale con molte discussioni, non della giuria, che eravamo tutti d'accordo, ma dopo, in Facebook, perché dicono... Ma Arianna Papini è un'illustratrice, perché è sempre Arianna Papini, che poi... Arianna Papini ha fatto un lavoro a collage acrilico sulla pecora Dolly. Ah, sì. Cioè, anche quella è una capito? Cioè, è una delle cose più importanti, adesso dopo la pausa ne parliamo, perché è fondamentale, è lo sviluppo dell'idea. La creatività dell'artista, prima che trasferirsi con i pennelli e matite, deve essere qui dentro. L'idea, che vuol dire progettualità creativa, è fondamentale. È la prima cosa, è la cosa più importante. Che poi fa la differenza. Pausa. E dai, che non...